Ricicla Estate arriva qui a Santa Maria di Castellabate. Questa mattina tantissimi giovani, colonie, ragazzi insieme per una campagna di sensibilizzazione per la tutela dell'ambiente e la pulizia delle spiagge. Un appuntamento che si ripete ormai da anni, proprio qui in questo posto. Si parte da qui grazie ai ragazzi di Lega Ambiente, tanti volontari, giovani che si muovono lungo tutto il litorale della costa cilentana proprio per sensibilizzare soprattutto i più piccoli al rispetto dell'ambiente. Sono tante le attività che si svolgono qui sul nostro territorio durante tutto l'anno e questo è un appuntamento che ormai è diventato un appuntamento fisso. Questo tipo di attività ci permette di appunto sensibilizzare i più giovani, ma non solo, e di ottenere una serie di risultati di cui Castellabate ne va fiera. Quest'anno abbiamo ricevuto le 5 vele Legambiente e sono queste piccole attività, queste piccole campagne promozionali che poi diventano a macchia d'olio, dei grandi messaggi si estendono a macchia d'olio e diventano importanti per Castellabate a renderci ricchi anche di vessilli importanti. Ricicla Estate, ha sempre la stessa ricetta, ha sempre la stessa formula e questa ricetta è vincente e lo dimostra l'età di questa campagna che ormai facciamo da tantissimi anni. Ed è una campagna che noi abbiamo pensato, abbiamo ideato per i turisti per dirgli: vi raccomando, la tutela dell'ambiente, il rispetto della natura non va in vacanza, non è secondario quando si va in vacanza. E quindi è stato coniato dal primo anno che è stata creata questa campagna, questo slogan: la raccolta differenziata non va in vacanza. Quindi il nostro invito attraverso questa attività stamattina è quello di dire: facciamo la raccolta differenziata e anzi facciamola meglio in estate, non facciamola peggio. E le attività che noi siamo venuti a fare qui a Santa Maria di Castellabate vanno in questa direzione e sono attività che vedono come protagonista, che vedono come protagonisti i bambini, ma anche le famiglie, anche i genitori vanno sensibilizzati. Con questa attività noi speriamo di sensibilizzare soprattutto i bambini più piccoli, che sono il futuro del nostro territorio, il futuro del nostro pianeta.